Questo insomma è l'obiettivo e le ragioni che ci hanno spinto questa adesione. Ringraziamo le autorità, il Presidente e attraverso lui tutti gli altri componenti per aver accolto questa nostra richiesta e ci auguriamo che sia positiva e possa produrre risultati utili per tutti, per noi come comune, per tutti gli altri comuni, per l'associazione, per tutti quanti. Confidiamo, siamo fiduciosi che da questo punto di vista sicuramente passa avanti. Vi ringrazio a tutti per aver accolto anche l'invito di essere oggi qui presente a Potenza di Gennaio questo piccolo evento. Siamo molto onorati dell'ingresso dei comuni di Potenza di Cena e l'associazione può finalmente rafforzare tutte le peculiarità che si possono trovare nel territorio. L'associazione e anche il consiglio di amministrazione hanno trovato questo ingresso del comune di Potenza di Cena dopo che siamo stati invitati, abbiamo fatto anch'io, abbiamo visto le bellezze sia della parte costiera che parte dell'entroterra e la parte medievale, quindi il centro storico. Proprio il comune di Potenza di Cena integra proprio questa doppia anima della Riviera di Conero, dove ci sono i comuni della costa e i comuni dell'entroterra. Negli ultimi anni sono entrati tanti comuni dell'entroterra perché poi al nostro turista costiero, spesso durante la stagione estiva, non gli basta stare, godere solo del mare e delle cose che si possono fare lungo la costa, ma è un turista che sempre di più vuole conoscere quello che c'è all'interno del territorio marchigiano, girando i borghi medievali o la parte magari più legata alla religione o la parte più legata all'arte. Siamo molto contenti di questo ingresso, mi faccio portavoce anche di tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Ringrazio, non mi voglio dilungare tanto perché poi magari anche Massimo Bollo ci può dire due parole sulla nostra visione che di integrare sempre di più il territorio della Riviera del Conero e rafforzare proprio il prodotto turistico Riviera del Conero come destinazione è una cosa che abbiamo riscontrato molto positivamente sia con il sindaco Bollucci che con l'assessore Canza. E questa volontà proprio di crescere insieme è fondamentale in un momento in cui l'economia si trova in una certa difficoltà e il settore turistico invece può dare quelle prospettive future diverse rispetto all'attuale crisi che è in atto. E proprio sul turismo bisogna proprio cercare di stimolare gli operatori a crescere, a investire, rafforzarsi, legarsi sempre di più in network, come diceva il sindaco poco fa, creare proprio rete di impresa, rete di comuni, rete delle risorse e far fruttare proprio questi sforzi comuni. Dal punto di vista della visibilità e poi penso che sia un vantaggio per l'Associazione di Ricordo avere questo comune all'interno e sia una cosa reciproca. E spero che anche il turista che verrà quest'estate finalmente potrà vedere e visitare Potenza di Cena. Grazie. Che mio moglie, quindi non siamo parenti. Così non si Peraltro la casualità, ma anche la segreteria hanno lo stesso di qualcuno che abbiamo fatto chi serve caso, tutto a caso. E la strategia, siamo partiti 5 anni fa con la nuova presidenza, che è una presidenza, devo dire, non politica, ma una presidenza da imprenditore. E con questa visione di imprenditore privato abbiamo rivisto la strategia di marketing dell'associazione. A noi non interessano articoli, scusa, grazie.
ma interessano numeri. E per i numeri noi abbiamo bisogno di pensare a noi stessi come destinazione turistica. Noi dobbiamo pensare con gli occhi del turista, non dobbiamo pensare con i nostri occhi istituzionali. Cosa vuole il turista? E come, qual è il nostro turista? Il nostro turista è italiano, però al 90% al momento attuale, però noi dobbiamo guadagnare quote di mercato nel nord Europa. Quello deve essere il nostro turista. Quel turista ci può conoscere attraverso il web. Questo è diventato la maniera principale di comunicare. E il web ha bisogno di contenuti che siano contenuti emozionali, contenuti motivazionali, che determinano la scelta di questa destinazione turistica. Quindi il passaggio è passare dal turismo destinazione turistica al turismo di motivazione. Quindi riteniamo che Potenza Piceno ha tutti i requisiti per offrire le giuste motivazioni che si vanno ad aggiungere a tutte le altre motivazioni che ci sono nella Riviera del Conero. La Riviera del Conero noi la intendiamo come keywords, come una parola chiave con cui venire in questo territorio. Il ruolo deve essere chiaro degli attori, perché c'è il ruolo che deve avere l'abitante, il cittadino che comunque deve essere sorridente, essere accogliente, ci deve essere il ruolo delle strutture ricettive che non devono vendere solo più il posto letto, ma devono vendere un'esperienza, un'emozione. Il ruolo del comune che deve essere accogliente, quindi deve avere un calendario eventi adeguato. E vuole il nostro ruolo, che prevalentemente è un ruolo invece di promozione. Il comune da solo non riesce più a fare 20 fiere l'anno, stampare 50.000 guide. Quello lo possiamo fare noi, il comune si può occupare di altre cose, cioè ognuno ha il suo ruolo e tutti insieme possiamo fare di più. L'ultimo aspetto è quello che noi, se pensiamo a mercati lontani, dobbiamo essere in sinergia completa con la regione Marche. E quindi quando noi ci presentiamo in Europa non lo facciamo da soli, noi andiamo nella regione, con la regione Marche, però in quel contesto rappresentiamo questa parte del territorio, se noi non ci fossimo nessuno la rappresenta. Questo è il ruolo. Venendo invece alle questioni pratiche, penso questa settimana ci sarà un incontro per stabilire l'immagine che il Comune di Potenza Piceno deve avere sulla nostra comunicazione, sia cartacea che web. Ci sarà un incontro presso la nostra agenzia di comunicazione che andrà a tradurre testi in 5 lingue del Comune, per poi stampare 50.000 guide, e contiamo di essere pronti per la prima fiera, che è la Vita, il 14 febbraio. E poi ci sarà, nel breve tempo possibile, l'inserimento in tutti i canali web, intesi con i canali, diciamo, classici, che sono i due siti che abbiamo, ma poi c'è tutta la parte dei social media. Poi ci sono i corsi di formazione e noi contiamo molto sugli educational, cioè invitare qui delle delegazioni estere che possano venire a vedere il territorio, soprattutto che non siano tour operator, ma che siano giornalisti, blogger o instagrammers che fanno parlare di questo territorio nella rete. Durante l'estate ci occupiamo di invece di accoglienza, organizziamo delle escursioni per turisti, con l'obiettivo di prendere i turisti dalla costa e portarli a conoscere l'entroterra. Quindi c'è tanto lavoro da fare. Per me il punto centrale, l'ho già detto diverse volte, è proprio questo di dare una motivazione. Io so che Potenza Piceno ha il progetto una pista ciclabile che dalla strada vicina possa arrivare fino a Villa Bonaccorsi. Il turista straniero quello che cerca qui è semplicemente fare una passeggiata in mezzo alla natura, mangiare del cibo buono, non è che cerca l'autenticità del territorio. Noi abbiamo questi requisiti, sta a noi a tradurre con la giusta comunicazione questi contenuti e facendo un lavoro di squadra, che è l'unica strategia, non ne vediamo altre, insomma. Quindi iniziamo subito a essere operativi già da questa settimana. La prossima assemblea la faremo con dei soci qui a Potenza Piceno. Grazie per l'invito.
sarà il comune di Potenza di Scena, quanto costerà il comune l'entrata nel vedere del comune? 15.000-16.000 euro. Non l'abbiamo fatta anche perché ci sono dei parametri a cui fare riferimento. Quindi va calcolato come la cifra attorno ai 15.000-16.000 euro. Vuoi dire i parametri magari che forse. Il conteggio in base al numero di abitanti presenti nel territorio, c'è un coefficiente di calcolo, sì. E in base al numero delle presenze turistiche avvenute nell'anno antecedente all'adesione. Sono proprio stabiliti dallo statuto. E che vale per tutti i comuni? Sì, sì, sì. Credo sia più interessante, quindi la cifra sia più interessante dare evidenza a questi parametri tecnici. Personalmente con l'amministrazione, sono un diverso chiacchiere.
realtà seguiamo da questi 4-5 anni l'associazione Riviera del Coro in questo percorso di, tra virgolette, no, promozione, miglioramento continuo in questi mondi fluidi. E come seguiamo l'associazione seguiamo anche diversi operatori turistici, alcuni anche di Potenza Picena, Porto Potenza, e posso dire che sicuramente da qualche anno sentiamo, no, continuamente spinte, esigenze da parte degli operatori anche di Potenza Picena. Mi sono trovato pure a portare pacchi di guida sotto banco a alcuni operatori clienti, no, perché magari già si volevano fregiare di questa turista piacere, di prendere un documento di un territorio problematico, sappiamo che è veramente un territorio splendido. Quindi complimenti di nuovo per questa scelta, credo che si venga dato atto anche agli operatori molto presto. Grazie. Ho visto sul sito di Pan Perduto che sì. Infatti c'è Riviera del Conero, il nostro che è infatti a Porto Potenza Picena, molto bello che è. Già notato, caspita, questi sono arrivati già alla Riviera del Conero, ecco chi è. Ok, grazie. Grazie a tutti e buon lavoro. Buon lavoro a tutti.